Bentornati qua sul canale, io sono Fablinker e oggi siamo qua per farci il capitolo 2 di Breaking Point. Allora, io, al netto di quello che ho visto nello scorso video, io farei in modo che la difficoltà fosse messa a difficile, se mi è concesso, ma non lo so. Non trovo il... non trovo come impostare la difficoltà. E come faccio? Vabbè, intanto andiamo al prossimo capitolo e vediamo un po' che succede. Poi ci guardiamo un attimo. Comunque, in Canada, 6 settimane dopo, ammazza, di tempo ne è passato. Sei il capo. Nel corso di Breaking Point 2 potrai controllare non solo i piloti, ma anche il team principal della Connersport. Andrea O'Connor, ok, eventi reparto. Durante queste visite al centro dati della scuderia, Andreo, certo che comunque raga, cioè il nome Andreo, ma che ca... Vabbè, dovrà prendere decisioni difficili su una serie di argomenti durante gli eventi di reparto. Ho Ehi, capito. capo, ce li hai un paio di minuti? Ok. Dato che il loro circuito di casa, questo weekend, stroi relativi sono apparsi su tutti i media locali. Vabbè... Facciamo la risposta sicura, una preda facile, gli faremo vedere noi chi è la preda facile. Devon era sul canale di uno streamer molto popolare a inizio settimana. Ok. No, ma qua è Tour, ma la scuderia non è di Devon, il team building va avanti. Prima sviluppiamo la macchina, poi pensiamo agli eventi, scusate. Allora, la promessa di Devon, ma chi se ne frega della promessa di Devon? Ma scusate, ma io voglio modificare sta difficoltà. Mi è concesso, per favore, perché è veramente bassa. Ma veramente, veramente bassa. C'è modo? No, eh? Le regole non penso che sia, ecco. Audio non c'entra niente. Aiuti, ma... Non c'è la difficoltà, mannaggia tutto. Mannaggia tutto. Vabbè, senti, ci sarà un modo prima o poi di aumentarla, no? Chi è che mi sta chiamando? Devon, che vuole? Stavo riguardando le ultime modifiche alla strategia che mi hai inviato. Ok. Voglio che sia chiaro, qualunque cosa accada in pista, io ho la priorità ai box, d'accordo? Vediamo come si sviluppa la gara. Se avrai bisogno di fermarti per primo, sarà così. Ma non possiamo deciderlo ora. Senti, senti, lo sappiamo tutti che Jackson non è in un gran momento. Se vogliamo andare a punti, allora non deve starmi tra i piedi, è chiaro? Devon, 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 ne abbiamo già parlato. Lascia in pace Aiden. Non dovete ostacolarvi a vicenda, ma unire le forze e gareggiare come una vera squadra. Chiaro, chiaro. Quindi ho la priorità ai box, d'accordo? Ammazza, che pesantezza sto qua, oh. Quanto è pesante sto ragazzo. Continuano i problemi, vabbè, non ci interessa. Social. Nuovi post. Capito. Coulthard, addirittura. Vabbè, ci penseremo. Email. Ho appena letto la tua intervista. Ok. Vabbè. Conferma della prenotazione del volo di tuo padre. Ok. Anteprima weekend. Visualizza legato. Vabbè, poi ci penseremo. Vai alla gara. Magari qui posso modificare la difficoltà? Alla gara? Metà gara, proprio, cioè... No, mi sa che no, eh. Sarebbe stato più corretto se Jackson l'avesse lasciato passare. Non gli sta dando spazio. A Butler, maledetto. Continuano ad avanzare, ruota a ruota. Quasi si toccano. Percorrono il rettilineo che porta verso la chicane. Che succede? Non c'è niente che li separi e affrontano la chicane. Jackson si difende, ma vanno entrambi fuori. E Butler finisce sul cordolo. Ma Che disastro! veramente fate? Ma veramente? Credo che una delle loro vetture sia danneggiata, Carlo. Pensa
riportato danni e anche perso posizioni, Davide. Incredibile, oltre che del tutto inutile. Dai, ma che... Ma perché? Ma perché sta cosa? Cioè, ma io non capisco. Vabbè, obiettivo. 13° posto. Ma scusate, eh. Mo si può cambiare la difficoltà? Oh, difficoltà breaking point. Facciamo difficile. Vabbè, riavvia l'evento, va. Voglio provare a vedere com'è difficile, perché non l'abbiamo mai provato, quindi... Vorrei capire, insomma. Perché medio è troppo semplice. E non mi diverto proprio. Ok, dobbiamo arrivare a 13°. Dov'è Albon? Si può fare. Calma, calma. C'è ancora Schumacher qua. Tra l'altro. Ah. Mi scivola un botto. Mi scivola un botto la macchina. Forse perché è difficile, giustamente. Può essere che sia per quello, eh. Vabbè. Io l'ho un po' tagliata questa curva, l'ho presa un po' male, eh. Forse a difficile un po' troppo. Non c'è la via di mezzo comunque. O è troppo difficile o è troppo facile. Non c'è la via di mezzo, questa è una cosa che non mi piace molto, eh. Non c'è il DRS qua, non c'era una volta. Scusate, eh. Ricordo male io. Ricordo che c'era il DRS lì. O dico una cavolata. Shumi, levati però. Mannaggia, Shumi. Beh, Albon qualcosa gli ho recuperato, eh. 7°. Ancora troppo poco. 4 secondi e mezzo. Vabbè, dai. Mi sto mangiando Albon, eh. Però Shumi non riesco a superarlo. C'è anche la Tifi che è poco più avanti. Ah, oh, Shumi però. Hai un vantaggio di 4 secondi. Ma quanto freni? È un po' eccessivo nella frenata, Shumi, eh. È un po' eccessivo. Ah, c'è il DRS allora. Però c'era anche Shumi il DRS. Senti. Non c'ho tempo da perdere io. Ho preso anche il DRS, tra l'altro. Meraviglioso. Meraviglioso, veramente. Ho preso anche il DRS. Questa è stata una mossa da magia, comunque, non vorrei dire. 3 secondi e mezzo da Albon. Beh, manca ancora un po' di giri, dai, ce la dovrei fare. Bastano. A voglia se bastano. Non ti preoccupa che bastano. Non ti preoccupa. Shumi è sempre lì. Shumi è tosto, eh. Qua. È un po' tagliato. Ma i tagli non vengono conteggiati, perché anche prima mi sa che avevo tagliato in realtà a fare il sorpasso. Non so se era molto legale quello che ho fatto. Se era legale ho fatto un capolavoro, eh. Se era legale. Ok, Shumi è sopra al secondo, forse non prende DRS. Mentre suo con non lo prendo lo stesso. Mannaggia tutto. Ocon, vieni qua. Buona questa uscita. Ocon. Il distacco dal pilota davanti è di meno di un secondo. Tenta l'attacco con il DRS. Ma stai calmo. Non,
La lascia fa. Qua siamo tutti esperti, eh. Leclerc fuori dalla sessione? Questo vuol dire che recupera una posizione? In teoria sì, scusate. Dove sta Leclerc? Ma porca. Cioè, mi ha frenato in faccia, mi ha frenato comunque, non vorrei dire. Mi ha frenato in faccia malamente. Cioè, io l'ho passato, ma ho rischiato di morire. Onestamente. Ho rischiato la morte. Oh, siamo già tredicesimi comunque. Vabbè, difficoltà difficile, ma si può fare. Non è che sia così complesso. Pensavo fosse più difficile, onestamente. Ah, c'ho ancora Ocon dietro. Che non molla però la presa, Ocon. Non la molla la presa. Non molla il posto fisso. Ma Jackson ormai è avanti. È pronto per prendersi questo obiettivo. Oh, stiamo andando veramente bene ora, eh. Vi devo dire che... grazie anche a Leclerc che si è fatto buttare fuori. Se no dovevo superare Albon per forza. Cosa fattibile, perché sono già qui. Molto bene. Incrocio? No. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Albon, cavati, dai. Albon. Oh, Albon non molla. Ma in due non si passa qua. In due non si passa, bello. Non si passa, non si passa. Non si passa in due. Ok. Mi dà ansia perché continua a dirmi quanti giri ho di carburante. Ma in realtà io, cioè... non per dire, ma ce la faccio? Perché me lo stai a dire? Perché mi metti ansia? Non mettermi ansia, che non c'è bisogno. Non c'è assolutamente bisogno di mettermi ansia aggiuntiva. Oh, là stanno facendo bagarre. Forse c'è posto anche per noi? Per infiltrarci nella lotta? Chi lo sa? Proviamoci. Magari. Salta fuori qualcosa di buono? Mazza, ho fatto una derapata che... da codice penale. Arrivo. Arrivo. Troppo sul cordolo. Troppo sul cordolo. Però siamo qui, eh. Un secondo e quattro. Vabbè, vabbè. Forse lo prendiamo, Zu. Forse lo prendiamo. No, ho rischiato la morte, ho rischiato qua, eh. Detta come va detta. Ah. Proprio lo DRS, no? No, mi sa di no. Mi sa che non lo piglio il DRS, no. Credo di no. No, infatti... assolutamente no. Ultimo giro di fuoco per provare su Zhou e su Norris. Sarebbe un gran traguardo il decimo posto. Andrei in zona punti. Andrei in zona punti. Ma chi se ne frega del mio compagno? Chi se ne frega del mio compagno? In questo momento proprio, men che meno. Già di base non mi interessa di Butler là. Simpatico come un palo. Frenata profonda. Mamma mia. E siamo undicesimi. Bella mossa, ben fatto. Grazie, grazie, gentilissimo. Gentilissimo. No, 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 sbagliato, vabbè. Però... ho DRS in teoria? No. No, non ce l'ho. Però potrei provare l'effetto scia, eh. 4 decimi. 3 decimi. Sì, vabbè. Norris, arrivo! No!
No! No, 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 quando sono arrivato? Ok, gara finita. No, mannaggia! No, vabbè, ma di quanto? Qualche millesimo. Mannaggia. Però, però, undicesimo, vince Sainz. Vabbè, è proprio un videogioco. Ok, allora, vincerebbe Verstappen, era come ora, tipo 10 volte a 0, ma dettagli. Ammazza, che felicità, che felicità. I trionfatori di oggi, gara spettacolo. Vabbè, andiamo avanti con l'esultanza. Post gara del Grand Prix del Canada. Ma non succede niente? Boh, ma non è che mi sono mangiato un... Mi sta chiamando Andreo. Ok, grazie per avermi avvisato. Senti, già che ci siamo, quello che è successo in gara oggi... Non è stata colpa mia. Devon pensa di essere da solo in pista. Non voglio soffermarmici troppo in riunione, ma questo non è il modo di lavorare in squadra, lo sai. Lo so, è che... No, 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 non mi interessa. Abbiamo già abbastanza problemi. Qualsiasi cosa sia successa tra voi due in passato, bisogna che la mettiate da parte. Va bene. Non voglio doverti parlare in questo modo, Aiden. E dirò le stesse cose anche a Devon. Basta così. Ok. Ci vediamo in riunione. Eh beh, oh, lui ci mette i soldi. Ma hai detto Blatter. di un'altra cosa. Ma ha detto Butler, ecco. Ah no, non ho saltato niente, non ho saltato niente. Ragazzi, allora è tutto per oggi. Ci becchiamo la prossima volta con il terzo capitolo di Breaking Point per vedere cosa accadrà al nostro Aiden Jackson, perché secondo me ci manderanno via, sicuro, sicuro garantito. Ma staremo a vedere, ragazzi. Grazie ancora, alla prossima. Ciao.